Ma secondo me abbiamo peccato un po' di personalità nel gestire il vantaggio. Tante volte siamo andati in vantaggio a Bari, a Pescara e l'impressione dal campo era come se avessimo paura di vincere quella partita. Quindi dobbiamo migliorare sotto questo aspetto, gestire di più i momenti perché nell'arco di una partita ci sono le fasi d'attacco, di difesa e dobbiamo essere più compatti sicuramente nel gestire il risultato, ecco. Francesco, una personalità che però non dovrebbe mancare in una squadra che si ritrova in eventi di spessore di categoria che questa serie B la conoscono a memoria. Sì, però tante volte durante in una partita, come ho detto prima, durante una partita ci sono tante fasi di gioco, no? E magari c'è bisogno di qualcosa in più sotto l'aspetto di giocare la palla, di tenere quando è necessaria la palla, far salire la squadra, quindi dobbiamo essere più furbi sotto questo aspetto. Senti, per Perugia si profila probabilmente un centrocampo a tre, per le due caratteristiche, pensi lo affini meglio, hai più possibilità di arrivare in zona gol, diciamo, con corti, di limitare, perché diciamo, tiri da fuori area, facciamo molto fatica a fare. Cosa pensi di problema a questo punto? Ma io ho sempre giocato in un centrocampo a tre, però l'ho fatto più da interditore, più copertura alla difesa. È un ruolo che comunque diciamo, ho sempre fatto e cercherò di dare il massimo in questo momento. Ciao Francesco, ti chiedo, 14 presenze, la campionata Coppa non hai mai riposato nemmeno un minuto, sono quasi 1.700 minuti, un minuto più, un minuto meno. Come ti senti fisicamente? Parlato mai con il mister del fatto di riposare, di giocare meno, non so, come ti senti in questo Ma momento? io fisicamente sto bene, non è un mio problema quello di scendere in campo. Io sono a disposizione dell'allenatore, sto bene e se l'allenatore ritiene opportuno farmi giocare, io sono a completa disposizione. Ciao Francesco, più preoccupati della voglia di riscatto che ha il Perugia, insomma, dopo il cambio dell'allenatore, la squadra è alla ricerca di risultati, uno già lo ha fatto a Cremona, o più preoccupati, diciamo, del vostro calo, soprattutto in trasferta? Cioè, la domanda è questa, l'Avellino deve temere se stesso o c'è qualcosa che temete del Perugia? Ma sappiamo che il Perugia comunque è un'ottima squadra. Non è sicuramente il Perugia delle ultime 6 partite dove ne ha perse 5 di fila, ma è una squadra ben organizzata, messa bene in campo e con elementi validi. Quindi dobbiamo essere attenti nelle loro ripartenze perché è una squadra che comunque gioca molto di rimessa. E cercheremo di fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto, sfruttare le nostre caratteristiche, poi speriamo di portare a casa il risultato. Ecco, Francesco, soprattutto nell'ultima partita che è stata da Avellino ha sottolineato la squadra non mi ha ascoltato. Ovviamente questo poi ha scatenato una serie di punti interrogativi. Tra questi il fatto che l'Avellino, la squadra, i calciatori sono con il. Certo, siamo sempre stati col mister, non è un problema assolutamente. L'ultima trasferta abbiamo commesso degli errori, li abbiamo analizzati durante questa settimana e come ho detto prima, dobbiamo migliorare sotto tanti punti di vista e stiamo lavorando per questo. Senti, niente, volevo una tua impressione su questo campionato alquanto anomalo, perché è vero, e non è retorica, insomma, la storia di questa Serie B ha detto sempre che ogni anno, insomma, che c'è molto equilibrio, ma quest'anno c'è proprio una cosa incredibile, c'è quasi una sorta di impasse generale, insomma, l'ultima può perdere, può vincere con la prima e viceversa, insomma, è un campionato nel quale tutti possono dire la loro e quindi anche l'Avellino.
Sì, è un campionato difficilissimo perché comunque in 3-4 punti siamo tutti lì, in zona puoi raggiungere la prima posizione come puoi ritrovarti ultimo dopo due partite. È un campionato difficile come l'è sempre stata la Serie B, quindi ogni partita può uscire una sorpresa e bisogna stare attenti perché l'ultima in classifica non è mai morta, quindi può creare problemi. Dico, Perugia, sei un ex come Abdelhamidi, Molina e Rizzato, ti chiedo una gara che è stata particolare per te, o comunque giocato poco, 6 mesi, se non sbaglio, Ma è una partita come tutte le altre, sono stato poco alla fine, sono stato 6 mesi. Non ho nulla contro il Perugia, anzi, però sono esperienze che per me personalmente è stata un'esperienza negativa, però sarà una partita come tutte le altre, cercheremo di fare una bella partita. Senti, volevo chiederti, dalla tutta la tua ultima esperienza a Pisa, l'anno scorso hai fatto un ottimo campionato, una squadra molto vigorosa che faceva fatica a prendere gol, nonostante che però per finire male la squadra è retrocessa. E con Gattuso, c'è cioè, l'anima di quella squadra e di quella forza, diciamo, a non subire, pure nonostante i suoi limiti tecnici che aveva la squadra. Cosa è che manca a questa linea, per avere la stessa grinta che aveva con Pisa? Ma manca sicuramente la consapevolezza di essere un'ottima squadra, perché in casa lo dimostriamo e fuori ancora no. Però tante spezzoni di partite l'abbiamo fatto, perché comunque ricordo a Cremona che abbiamo fatto un'ottima partita e all'ultimo ci hanno annullato quel gol regolare. A Pescara abbiamo fatto secondo me 70 minuti a un buon livello. E quindi dobbiamo raggiungere quella consapevolezza che ci fa fare questo salto di qualità.